Carissimi amici e amiche, appuntamento questa sera con il Vangelo secondo Giovanni. Questo dovrebbe essere il sedicesimo incontro di questo travagliato ciclo di incontri biblici che è andato avanti per diverso tempo. Ho conosciuto anche tutte quante le vicissitudini dei vari lockdown e sospensioni varie. E non mi è mai successo di metterci quasi oltre 2 anni pastorali, ecco, per finire un ciclo di incontri biblici, nonostante che in passato ne abbia fatti anche per Bibbie, per testi, insomma, molto molto più estesi di un Vangelo. Va bene così, e così, però ce lo siamo gustati un pochino meglio questo grande capolavoro. Allora, oggi dobbiamo cominciare ad affrontare una sezione bellissima perché abbiamo terminato la prima parte del libro dell'ora, quella del lungo discorso di addio che culmina con la preghiera sacerdotale, e oggi cominceremo la passione di Gesù dal Vangelo secondo Giovanni, che è veramente spettacolare. Avremo capito, man mano che ci siamo inoltrati in questo Vangelo, che San Giovanni non ha fatto un ulteriore doppione ai tre Vangeli sinottici, ha scritto un Vangelo originale, quindi dove certamente è inevitabile che ci siano delle parti in comune con i sinottici, no? Però per esempio ci sono delle amplissime parti del Vangelo che sono proprie. Adesso è ovvio che la passione di Gesù, quella è, quindi Gesù è stato nel Getsemani, è stato arrestato, ha subito un processo religioso, un processo civile, poi ha subito la passione, è stato crocifisso, è morto ed è risorto. Quindi è evidente che queste sezioni del Vangelo siano sovrapponibili a quelle dei sinottici, però San Giovanni presenta dei particolari esclusivi, del tutto suoi, molto molto belli, e conformemente allo stile del Vangelo di San Giovanni, dove emerge, si staglia forte la vera divinità di Gesù, anche il Gesù sofferente e morto del Vangelo secondo Giovanni, e per certi aspetti ancora di più risorto, brilla come Dio. Ecco, io adesso, prima di leggere i testi, volevo presentare subito alcuni particolari, no? Per esempio, durante l'agonia nel Getsemani, il Vangelo secondo Giovanni, per esempio, non riporta il fatto che Gesù pregava intensamente e sudava sangue, cioè ci informa che è stato a pregare un pochino in quel luogo, al di là del torrente Cedron, in quest'orto, dopodiché passa direttamente alla congiura di Giuda, quindi all'arrivo degli sgherri, e particolare proprio di San Giovanni, Gesù la prima cosa che fa, tutti giù per terra. Alla domanda "chi cercate?" risponde con "sono io", attenzione, quindi quel sono io con la S e con la I maiuscola che richiama il nome di Dio, no? Io sono colui che sono, quindi tutti giù per terra. Che cosa significa questo particolare? Significa che non è che Gesù lo vanno a catturare, ma come aveva detto nel discorso di addio, lui si lascia prendere, cioè se io avessi voluto, nessuno potrebbe mettermi le mani addosso perché io sono Dio. Ma siccome il Padre lo vuole per la salvezza del mondo, io devo glorificarlo. Alla seconda "chi cercate?" vi ho detto che sono io. Qui questa volta non c'è più il grido, come dire, l'impero, quindi la manifestazione di "ragazzi, attenzione". No, vi ho detto che sono io, Gesù il Nazareno, quello che voi cercate. Lasciate che questi vadano via. Quindi questo è il primo grande particolare di questo episodio. Secondo particolare, mentre i sinottici dicono che uno dei 12 prese una spada e trafisse cioè, e colpì il servo del sommo sacerdote,
San Giovanni, come abbiamo imparato durante il Vangelo, essere solito, fa nomi e cognomi. D'accordo? E dice che San Pietro, quindi Pietro, che aveva preso la famosa spada, taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote che si chiamava Malco. Quindi tutti e due questi particolari nei sinottici non sono narrati. Ed è qui, molto probabilmente, a parte il fatto che il Vangelo di San Giovanni è scritto molto molto tardi, no? È molto molto tardivo, è l'ultimo dei Vangeli. Sappiamo anche che l'Apocalisse è l'ultimo libro biblico, non soltanto perché è l'ultimo che sta in coda, ma perché è l'ultimo che è stato scritto. Sappiamo che San Giovanni, questo non dimentichiamolo mai, che ha finito la sua vita molto molto avanti con l'età, ha anche scritto al termine della sua esistenza il Vangelo e poi il libro dell'Apocalisse. Questo perché è evidente, credo di averlo detto in qualche altra puntata, ma dopo la risurrezione di Gesù, come vedremo oggi, Gesù a San Giovanni aveva affidato la madre. E non è soltanto un affidamento mistico-spirituale, anche se questo certamente è la cosa più importante. L'affidamento mistico-spirituale, ma anche un affidamento materiale, cioè da quel momento San Giovanni ha trattato la Madonna come se fosse sua madre, tenendola custodita e al riparo fino al termine della sua vita terrena. Ora, siccome la tradizione ci tramanda che la Madonna è stata assunta in cielo all'età di circa 70 anni, sapete che la corona francescana, pratica molto molto devota di questo glorioso ordine tanto devota alla Madonna, e ha 72 Ave Maria, sono sette misteri che sono molto simili a quelli della gioia, più altri due, l'incontro con Gesù risorto, l'assunzione e poi l'adorazione dei magi, anziché il quarto mistero gaudioso, e aggiunge queste due Ave Maria, perché secondo la tradizione la Madonna sarebbe stata sulla terra 72 anni. Ora si fanno presto a fare i conti. La Madonna ha concepito Gesù intorno ai 13-14 anni, quindi l'ha dato alla luce intorno ai 14-15. Quindi quando Gesù è morto a 33 anni, la Madonna aveva 47-48 anni. Quanto altro tempo è rimasto sulla terra? Quasi 25 anni, circa 25 anni. Con chi è stato quei 25 anni? Con San Giovanni, che era giovanissimo a quei tempi. Giovanni ci aveva avuto 18-20 anni quando stava sotto la croce, a quanto ci informano le fonti, era giovanissimo. Quindi ha cominciato quel ministero intorno ai 40-45 anni, diciamo 45 anni. È campato fino a 90-95 anni, si dice che fosse proprio decrepito San Giovanni quando ha terminato la vita terrena. Ecco, quindi a questa distanza di tempo, da mo' che San Pietro era stato martirizzato, San Pietro è stato martirizzato sotto Nerone nel 67 circa, no? Nel 67 San Giovanni aveva cominciato il ministero? Sì, aveva cominciato probabilmente, perché dal 33 circa più 25 stiamo a 58, sì, aveva cominciato, ma è morto molto molto più tardi, ripeto, è morto intorno all'anno 100, no? Quindi può dare tutti quanti questi particolari, cioè perché dire che San Pietro era stato l'autore, vabbè che l'aveva rinnegato, no? Ma è pure quello che gli ha tagliato l'orecchio, quindi anzi lo mette apposta, lo mette, nel senso che proprio per far vedere la realtà della trasformazione, no? Perché poi vedremo che San Giovanni nella risurrezione, nei racconti della risurrezione, è l'unico che afferma, che racconta il dialogo tra Gesù e San Pietro, dove Gesù fa riparare a San Pietro il triplice rinnegamento, no? Gli chiede per tre volte: mi ami? Questo poi ce l'andremo a gustare in lingua originale nel prossimo incontro quando ci arriviamo, no? Ecco, quindi c'è quest'altro particolare. E vedremo che quando Gesù gli fa rimettere la spada nel fodero, gli dice: metti la spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?
se ti ho appena fatto vedere che li atterro tutti quanti io se voglio, il fatto che non li ho atterrati, anche se gli ho dimostrato che potevo farlo, dimostra il fatto che questa io devo adempiere alla volontà del padre. E attenzione, se mi posso permettere, facciamo subito una incursione, perché questo particolare è molto importante. Sapete, questi sono incontri biblici, ma sono incontri biblico catechetici. Cosa fa San Pietro? Cioè, che avremmo fatto noi? Forse io avrei fatto lo stesso al posto di San Pietro. Cioè, tu vedi mettere le mani addosso al nostro Signore Gesù Cristo dopo il bacio di Giuda. E anche qui, anche qui. Giuda, insomma, viene proprio chiamato esplicitamente il traditore in più di qualche circostanza, no? Dal Vangelo di San Giovanni, no? Ma San Pietro, facendo quel gesto che è dettato dall'amore di Gesù, però che cosa sta facendo? Come dire, si sta mettendo di traverso con la volontà del Padre. Perché la volontà del Padre era che Gesù il calice lo bevesse. Che cosa ci fa comprendere questo? Cioè, pensiamo per esempio adesso, no? Facciamo dei discorsi molto molto diretti, attualissimi. Vediamo tante cose storte, non solo in giro, ma a volte anche nella Chiesa. Non ci nascondiamo dietro un dito. Nella Chiesa ci sono tante cose che non vanno dritte, vanno storte. Per esempio, come viene trattato nostro Signore oggi in tantissime parti, anche nelle liturgie, nelle messe, insomma, fin dai tempi di Benedetto XVI, sentimmo dire dal pontefice, si assistono a scempi e abusi al limite del sopportabile, no? E che facciamo? E che facciamo? Andiamo a fare la fine del mondo, andiamo in tutte le... Cosa facciamo? Cioè, questa è una cosa che certamente Dio non gradisce, è una cosa bruttissima, ma Dio la sta permettendo. Stiamo vivendo tempi delicati, cioè stiamo vivendo il momento in cui è chiarissimo questo qui, cioè la passione di Gesù la sta rivivendo, la stiamo rivivendo nella Chiesa. Allora è chiaro che soffriamo tutti quanti e che moriamo a volte di dolore, vorremmo cambiare tante cose. E questo il Signore lo anche gradisce, se rimane, come dire, una disposizione del cuore e se noi, nei limiti di quel poco che possiamo, ovviamente con modalità, con mezzi, con forme lecite e possibili, cerchiamo di parare qualcosa e di farci qualcosa nel nostro piccolo. Ma noi non possiamo opporci. Spero di riuscirmi a far capire. Col tutto che, come dire, saremmo animati da santo zelo, perché no, questo non può essere, non lo posso sopportare, devo reagire, devo. Si può fare questa cosa? Cioè, questo episodio di Pietro che prende la spada e taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote a Marco, che poi Gesù gliela riappiccica. Quindi, questo non ce lo dice il Vangelo di San Giovanni, però comunque Gesù gliela riappiccica l'orecchia. Dice, fermo. E quello certamente non era un santo. Allora, proseguiamo con quindi il Getsemani e l'arresto. Non ho letto il testo, magari forse sarebbe il caso di leggerlo. Sarebbe meglio per seguire questi incontri, per non appesantire troppo, farlo proprio con il testo davanti. No? Quindi stiamo a Giovanni 18 abbiamo cominciato. Allora, che cosa succede poi? Che, altro particolare, nessuno degli altri evangelisti dice che c'è stata la sosta preventiva a casa di Anna. Tutti quanti concordano nel fatto che Gesù è stato portato da Caifa, dal sommo sacerdote, ma nessuno da Anna, che era il suocero di Caifa, quindi questo ci fa capire che Caifa, se c'aveva il suocero ancora vivo, forse non era molto molto anziano, forse non chi lo sa, insomma, no? Prima da Anna, quindi lo conducono prima da Anna. E qui abbiamo il richiamo
a quello che Caifa aveva detto, anche qui un altro grande mistero, ne abbiamo già parlato a suo tempo, no? Caifa, si dice nel versetto 14, era quello che aveva dato quel consiglio ai giudei: conviene che muoia un solo uomo per il popolo. Vi ricordate che San Giovanni qui, questi sono altri grandi misteri, insomma, già abbiamo visto qualcuno. Cioè, il grande mistero è questo. Caifa certamente non era un santo, ma era ancora sommo sacerdote e ancora in carica, perché Gesù ancora non aveva, come dire, attuato, formalizzato, diciamo così, il passaggio delle consegne tra l'antica e la nuova alleanza, perché l'ultima cena ancora non era stata celebrata. Cioè, proprio il momento del passaggio dall'antica alla nuova alleanza, quindi la destituzione, diciamo così, anche come dire, da un punto di vista giuridico, di ciò che era stato l'ebraismo, il popolo di Israele, proprio davanti a Dio, come popolo di Dio nell'Antico Testamento, si compie proprio tra la cena pasquale, la morte di Gesù e la risurrezione, con lo squarciamento del velo del Tempio. Abbiamo proprio capito che era finita, d'accordo? Era finita, non era, ma ancora non era finita. Quindi quello era ancora un sommo sacerdote in carica, e per quanto fosse quello che era. E per quanto avesse detto quella frase in maniera becera, perché lui aveva detto, dice, facciamolo fuori così ce lo togliamo dai piedi, meglio che facciamo fuori soltanto lui piuttosto che poi i romani, cosa che forse non la pensava neanche veramente, vedendo che questo va a fare un tumulto, vengono e ci sterminano da tutti quanti, quindi meglio che muoia uno piuttosto che moriamo tutti. Vi ricordate cosa? San Giovanni nota subito, attenzione, questo non lo disse da se stesso, ma era sommo sacerdote. Quindi capiamo come, sono veramente, io quando vedo queste cose veramente vado in vado un po' in santa crisi, nel senso che mi dico amico mio, parlando a me stesso, dico, mi raccomando, tieni sempre la cresta bassa, perché qui dinanzi a Dio e ai suoi misteri dobbiamo tutti quanti fare un passo indietro, perché cioè, come, che vogliamo fare dinanzi a queste cose qui, no? Quindi come si interseca, no? Come si interseca la volontà di Dio anche con questi eventi che a noi ci sembrano veramente, veramente non comprensibili. E da Anna, anche qui, tutto quello che avviene da Anna suo, no? Allora, allora, anzitutto si nota subito che Pietro segue Gesù e che un altro discepolo, però, e questo non lo dice nessun altro, era andato insieme a Pietro. Quell'altro discepolo è San Giovanni, quindi San Giovanni stesso ci informa che c'era anche lui. Per umiltà non si nomina, Pietro lo nomina, ma lui no, lui non si nomina mai San Giovanni, nel Vangelo. Discepolo che Gesù amava, l'altro discepolo, ma è sempre lui. Questo ci insegna anche lo stile, di come stile che poi stanno seguito sempre dai santi, no? Non parlare mai di se stessi. E entrano nel palazzo del sommo sacerdote. Quindi a questo punto ci siamo spostati da casa di Anna a casa di Caifa. E anche qui, tutti quanti i particolari, cioè la serva portinaia che dice a Pietro la prima volta: non sei forse anche tu dei discepoli? Prima negazione. Egli dice: non lo sono. Ecco. E poi c'è l'interrogatorio tra il sommo sacerdote e Gesù. E il particolare del primo schiaffo ricevuto da Gesù, anche questo è proprio solo del Vangelo di San Giovanni. Tutti quanti gli altri evangelisti dicono che Gesù è stato schiaffeggiato, ma questo primo schiaffo e la particolarità contingente è propria solo di Giovanni. Andiamo a leggere l'episodio e poi lo commentiamo, questo lo
sommo sacerdote, sto al versetto 19 del capitolo 18, teniamo presente che la passione sono i capitoli 18 e 19. Interrogò Gesù circa i suoi discepoli e circa la sua dottrina. Gli rispose Gesù: io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato in sinagoga e nel tempio dove si riuniscono tutti i giudei e non ho detto niente di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno ascoltato ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno quello che io ho detto. Ora, avendogli detto questo, una delle guardie che stava là diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote. Gli rispose Gesù: se ho parlato male, prova che è male, ma se è bene, se ho parlato bene, perché mi percuoti? Anna dunque lo mandò legato. Attenzione, questo, attenzione, non stiamo ancora a casa di Caifa, ho sbagliato, scusate che stasera vengo da una serata un pochino rocambolesca. Questo particolare lo chiama il sommo sacerdote, ma non è ancora Caifa, stiamo ancora a casa di Anna. Tra l'altro, chi recita le ore della passione della Piccarreta saprà benissimo che questo è proprio un episodio che avviene quando Gesù si trova nella casa di Anna. E Anna dunque lo manda legato al sommo sacerdote Caifa dopo questo episodio, quindi dal genero. Quindi questo è un episodio soltanto di San Giovanni, quindi c'è questo spostamento, c'è questo particolare, sosta da Anna, questo dialogo, il particolare che San Giovanni era con San Pietro e che la prima negazione di San Pietro è avvenuta qui nel cortile della casa di Anna. Ora, questo episodio, un episodio anche questo molto emblematico, a parte il valore simbolico del primo schiaffo, orribile. Quindi un mal rovescio, ecco, le ore della passione ci dicono che questo cortigiano, perché lo ha dato per compiacere al sommo sacerdote, aveva anche la mano ricoperta di una specie di pugno di ferro, quindi ha ferito non indifferentemente Gesù, è un gesto di prevaricazione proprio completamente gratuita, perché Gesù ha dato una risposta assai consona. Quello stava cominciando un processo. Sappiamo bene che nei processi io non posso andare ad un processo e mi dicono: tu sei innocente? Che cosa vuoi che rispondo? Rispondo di sì. Cioè, e la risposta di sì, tra l'altro, vi parlo insomma da persone che conoscono la legge, è legalmente garantita. Cioè, nessuno, questo è un principio giuridico antichissimo, è tenuto, si dice in latino, a edere contra sé, cioè ad andare contro se stesso. Cioè, non posso andare a meno che spontaneamente non voglia fare una confessione. Allora, siccome Gesù è innocente, dice: guarda, io non ti posso rispondere, perché se io non posso dare testimonianza a me stesso, cioè l'imputato in un processo è attendibile solo se confessa la sua colpevolezza, non se dice che è innocente. D'accordo? Quindi Gesù ha risposto in maniera molto corretta e molto rispettosa e anche atta a, vedete come fa il Signore, a incanalare verso il bene e verso la verità, qualora avesse trovato una persona aperta. Capite? Vuoi sapere veramente come stanno le cose o hai già deciso che mi devi condannare a morte? Se vuoi sapere come stanno realmente le cose, segui la procedura giuridica e non chiedere a me. Interroga. Dal momento che io non ho detto niente di nascosto, quelli che mi hanno sentito, chiamali a testimoniare. E si becca lo schiaffo. Con il che Gesù ci insegna diverse cose, no? Che primo, che il nostro Signore ci mette sempre nella possibilità di capire e di ragionare, ci dà degli input, purché abbiamo il cuore aperto. Secondo, questo stile deve caratterizzare anche noi. Perché quando qualcuno ci attacca e ci aggredisce, noi umilmente proviamo, subiamo un sopruso, ce lo teniamo, però Gesù se lo tiene, però, quindi non risponde mai al male col male, però fa notare a quel cortigiano che aveva fatto un sopruso, dice: ok, se ho parlato male, fammi capire, ma se ho parlato bene, perché mi hai percosso? Quindi i figli di Dio si difendono in maniera pacifica, però si difendono, non rispondono al male con il male. Però, oltre al fatto che cercano di far capire a chi sbaglia che sta sbagliando,
fanno anche capire ai propri persecutori che stanno attuando una persecuzione del tutto gratuita, infondata. Questo noi possiamo e dobbiamo farlo, sulle orme di nostro Signore. Gesù si trasferisce, viene mandato da Anna, da Caifa. Pietro, anche in questa circostanza, segue, sta lì e si scalda. Seconda negazione. La seconda negazione avviene. E anche la terza a casa di Caifa. La seconda volta nega e la terza volta uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva troncato l'orecchio, gli disse: "Non ti ho visto io nell'orto con lui." Pietro di nuovo nega e tre volte e il gallo canta. Ora, conducano Gesù da Caifa al pretorio. Oh, era mattina molto presto, era l'alba. Quindi si spostano da Caifa al pretorio. Perché, vedete qui, attenzione, tutto quanto quello che dicono gli altri evangelisti, per esempio l'interrogatorio tra Caifa e Gesù. Quindi poi il fatto che Caifa si straccia le vesti, il fatto che lo provoca, sei tu il figlio di Dio. San Giovanni fa silenzio, lo hanno già detto i sinottici. Allora, i sinottici hanno parlato del colloquio compilato, ma vedremo che San Giovanni ci dà molti dettagli del processo civile che gli altri sinottici non ci danno. Allora, numero uno, una stilettata, diciamo così, sull'ipocrisia farisaica, cioè questi non entrano nel pretorio per non contaminarsi, per poter mangiare la Pasqua. Quindi, capite? Non si possono contaminare a entrare in contatto con un pagano, sta dicendo tra le righe San Giovanni, con tanta, come dire, con tanta carità, ma anche con tanta verità. Però sporcarsi le mani del sangue dell'innocente del figlio di Dio, quello non contamina la Pasqua, no? Poi immediatamente, perché nel Vangelo di San Giovanni è più accentuato che negli altri, il fatto che Pilato, che certamente ha agito in maniera sconsiderata e che davanti a Dio risponde quantomeno di aver fatto condannare un uomo innocente, perché lui non poteva capire più di questo, senza che ci fosse un'adeguata motivazione. Quindi di questo, per quanto Pilato vogliamo cercare di giustificarlo, di questo certamente ha risposto, e questo è un peccato grave davanti a Dio. D'accordo? Però, come Gesù poi farà notare, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Perché? Perché il pagano non poteva sapere chi era. D'accordo? Loro dovevano sapere chi era e tra l'altro non avevano nessun motivo per farlo condannare, perché alla prima domanda di Pilato, che accusa portate contro quest'uomo, loro non rispondono perché non sanno davanti a Pilato quale capo di imputazione portare e rispondono: se costui non fosse uno che fa del male, un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Quindi lo scaricano, dice: questo è un malfattore, così. Quindi capiamo, no, come San Giovanni vuole far capire che questa cosa è stata una cosa completamente sballata, infondata, gratuita. E infatti Pilato dice: "Ah, malfattore, già aveva capito, no? Dice, queste sono cose religiose, chi lo sa che questo che ha fatto, insomma, che sono tutti quanti strani." Dice: "Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, io non ci voglio entrare dentro." Rispondono: "A noi non è lecito condannare a morte nessuno, uccidere nessuno." Il verbo greco è, vediamo un po', qui siamo sempre meglio mezzo cegati,
Apoptenai, sono andato a controllare, quindi Apopteno è uccide. E subito nota: avvenne questo affinché si adempisse la parola che aveva detto Gesù per significare di quale morte stava per morire. Gesù aveva parlato di morte di croce. Se i giudei avessero potuto condannare a morte Gesù, avrebbero fatto da soli senza andare da Pilato, ma per la presenza dei romani era stato tolto ai. Sapete che i romani, questo, scusate se faccio una piccola digressione, quando conquistavano un popolo, i romani erano molto, molto, molto diversi dai dittatori contemporanei, perché loro non è che radevano al suolo, loro portavano parte della cultura romana. Quindi io ti devo civilizzare, quindi ti costruisco le strade, ti costruisco i ponti, ti costruisco qualche bella casa, ti porto l'amministrazione suprema della legge, quindi l'ordine romano lo devi rispettare, però. Le questioni minori le fate voi, la lingua parlate la vostra, la cultura la conservate. Non erano oppressivi in questo senso. Certo, se tu vuoi applicare il diritto di morte, quello no. Cioè, il diritto di morte, siccome voi siete i miei sudditi, io non permetto che un suddito mio sia ucciso. Se deve essere ucciso, lo decido io. E anche qui, no? Il fatto che Israele era stato preso dai romani e che quindi a Giudea era stato tolto il diritto di vita e di morte, questo avvenne perché si adempisse la parola di Gesù, che indicava di quale morte doveva morire. Perché se non ci fossero stati i romani e non avessero tolto agli ebrei lo ius vita ecnesis, Gesù sarebbe morto lapidato, non crocifisso, come doveva morire. Perché la sorte segnata per Gesù e decisa dalla Santissima Trinità era la morte di croce, non per lapidazione. Capiamo, no? Cioè, San Giovanni su questo è spettacolare. Io credo che sia il Vangelo da leggere in questo tempo, d'accordo? Perché San Giovanni, mostrando la divinità di Gesù, attenzione, una divinità che non esita a passare attraverso lo scandalo della croce, una divinità che appare vinta, ma attenzione, non è che appare vinta, come dire, non vorrei dire fa finta, non vorrei dare un'immagine di Dio che mente, però, come dire, dà l'impressione di essere vinta, ma numero uno vinta non è, perché lui è perfettamente padrone di tutto quello che sta facendo in tutto quanto il tempo e perché sa benissimo che risorgerà e vincerà lui, ma non solo. Ma che tutto ciò che ha comportato gradualmente l'apparente sconfitta sua era già vittoria. Lo vedremo. La gloria di Gesù non si manifesta solo e nemmeno principalmente con la risurrezione, ma sulla croce. E come muore il Gesù di Giovanni è proprio l'emblema di questo. Bellissimo. Quindi pensate quanto è attuale un messaggio di questo genere per i tempi che stiamo vivendo, no? Cioè, non è che c'è bisogno di attualissimo. Scusate che qui non ci vedo niente. Allora, proseguo la lettura. Pilato entra nel pretorio e comincia l'interrogatorio, quindi processo civile. Sei tu il re dei giudei? E risponde Gesù. Tu dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Quindi gli sta già dicendo, guarda che siccome questi non sapevano come farmi condannare, ti hanno dato l'imbeccata. Siccome questo dice che è il Messia. Era l'unico che si è potuto inventare, no? Il Messia, quindi il nuovo Davide. Hanno detto a Pilato: cioè, guarda, questo è il nuovo Davide. Il nuovo Davide è un re. Davide, tu lo vatti a leggere la Bibbia, lo sai quello che ha fatto, eh? Quindi, Davide, questo tra poco sì, fa tutto quanto il santarello, ma questo tra poco ti raduna un esercito e vi sbatte tutti quanti indietro all'imperatore, vi stecca tutti quanti.
Ecco cosa sta dicendo Gesù, no? Rispose Pilato: sono io forse giudeo? Si stranisce Pilato perché è stato colpito nel segno. La tua nazione e i grandi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che hai fatto? E qui risponde Gesù: guarda che ti hanno detto bene, perché io sono re. Però il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie avrebbero lottato per me affinché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. In uno dei Vangeli sinottici, se non ricordo male, Luca dice: metti sta spada nel fuoco, ma preghi che tu pensi forse che non potrei pregare il Padre che mi manderebbe più di 12 legioni di angeli, ma vogliamo mettere le legioni di angeli con 4 soldati del Tempio? Vogliamo provare a fare sta guerra? Ma come si compirebbe poi la volontà del Padre? Il mio regno non è di qua giù. Quindi tutto quanto questo c'è sullo sfondo anche tutto quanto il segreto messianico del Vangelo di Marco, no? Tutto quanto il fatto che Gesù non dice mai che lui è il Messia nel Vangelo di Marco, perché? Proprio perché non vuole farsi concepire re come invece si era messo in testa che doveva essere Giuda, perché Giuda si era messo in testa che doveva essere questo, il nuovo Davide. E se uno per esempio si legge gli scritti di Maria Valtorta, scusate questa piccola digressione fuori campo, ma la metto proprio tra parentesi, perché è una cosa molto attendibile, uno ci può arrivare anche col cervello. Sapete perché Giuda ha tradito Gesù? Perché dice: mo, se io lo metto in condizione che questo viene arrestato, dovrà per forza fare qualche. Si dovrà liberare, no? Dovrà fare un grande miracolo. Farà un grande miracolo per liberarsi e quindi uscirà finalmente fuori allo scoperto, comincerà a instaurare questo regno, comincerà a combattere per Israele e il sogno di Giuda, io sarò il suo braccio destro, il suo luogotenente, poi gli dirò sul luogotenente: cioè, hai visto che bravo che sono stato? Cioè, ti ho messo io in condizione perché se non ti avessi messo in questo mare di guai, tu non ti saresti svegliato. Non so se mi spiego, questa è una cosa molto possibile. Che certamente non è che esime Giuda dalle sue responsabilità, che ha fatto comunque una cosa inqualificabile. E poi Giuda gli ha preso un colpo, quando? Vedremo poi, quando è che si va a impiccare? Quando vede che questi stanno ammazzando di botte Gesù Cristo, lo stanno massacrando, e lui non reagisce. E dice: mamma mia, questo manco, adesso, cioè, allora, questo continua a fare l'inerme, questo continua a mettere in pratica tutto quello che ha insegnato, di porgere l'altra guancia, pure adesso, cioè, lasciatelo perdere. Che cosa ho fatto? Ho consegnato un poveraccio e si va a impiccare. Quindi questo perché comprendiamo anche quanto è reale il Vangelo, come dire, non è proprio aderente alla vita, alle dinamiche della vita e quindi come anche le nostre dinamiche della vita siano sempre, come dire, da vivere in confronto costante con la volontà di Dio, no? Pilato risponde: dunque tu sei re? Ah, tu lo dici. Dice: io sono re e per questo sono nato e sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Bellissima questa cosa. Pilato poi risponde: che cos'è la verità? E Gesù non risponde: chiunque è dalla verità. Attenzione, lui è venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. La verità è qualcosa di oggettivo. Certo, ci sono le verità di fede, d'accordo? Ma anche le verità di fede, sì, sono verità di fede, ma sono comunque verità. Allora dice: chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Se una persona ricerca sinceramente nel cuore la verità, io questo ne sono convintissimo, ma non sono l'unico, insomma, no? Siamo in buona compagnia, compreso San Tommaso d'Aquino. Quella persona, se cerca sinceramente la verità, presto o tardi, incontrerà Gesù, per forza. Perché
Per forza. Perché quando ne sentirà la voce, se cerca sinceramente la verità, la riconoscerà come voce vera. Chi non cerca, chi non è dalla verità, quindi chi cerca altro nella vita, chi cerca il suo interesse, chi cerca la propria gloria, ricordiamo i dialoghi di Gesù con i farisei, chi cerca i soldi, chi cerca i piaceri, chi cerca il potere, non ne parliamo, la voce di Gesù non ascolta proprio. Ma chiunque dà la verità, e ricordiamo sempre, ecco perché poi Gesù, lo stile che lui ha, che noi dobbiamo avere, è sempre uno stile molto molto pacato. Noi dobbiamo parlare sempre con pacatezza, perché se una persona cerca la verità vince sempre. La verità non è che si impone con la violenza, ma si impone con la sua dolcezza soave a chi la cerca. In ogni caso Pilato resta scosso e dice: io in questo qui non ho trovato proprio nessun motivo di condanna, nessuno, non c'è nessuna intenzione di usurparmi il trono. È un filosofo, un mite filosofo, insomma, che cosa gli vogliamo fare a questo qua? La verità, insomma, Pilato, i romani non erano molto ferrati in filosofia come i greci, almeno non a quei tempi, che non era ancora sorta la media stoa. Certo, dopo Pilato, un po' di tempo dopo, abbiamo Seneca, che era il precettore di Nerone, insomma, è venuto un pochino dopo. Però Roma non ha mai brillato fortemente per la gravità, salvo qualche eccezione, insomma, no? Cicerone era un saggiuomo, ecco, ma non proprio un filosofo. Ecco, vabbè. E quindi non trovano nessuna condanna. E quindi qui Pilato dice: ora è consuetudine per voi che vi rilasci uno. E qui c'è il famoso Gesù e Barabba. E Gesù e Barabba è evidentemente un particolare comune agli altri Vangeli sinottici. Allora che cosa succede? Scelgono Barabba. Allora, scelto Barabba, Pilato prende Gesù e lo fa flagellare. E poi c'è l'incoronazione di spine, anche qui è tutto quanto in comune con gli altri sinottici. Dopodiché Gesù ritorna con questa veste di porpora, questa coronazione di spine. Chiaramente questa pantomima della coronazione di spine era stata, orchestrata, quindi, sulla base del presupposto che lui andava dicendo in giro che era re, quindi sulla falsa accusa montata dai giudei, ricordiamo anche la scritta sulla croce, no? Quindi è quello la motivo della condanna a morte di Gesù, che alla fine hanno fatto passare come reato di imputazione il delitto di lesa maestà. Cioè, questo facendosi re lede l'autorità di Roma e mina l'autorità dell'imperatore, quindi deve essere giustiziato. Questo è il... Perché, cioè, capite, per mandare, cioè, la croce era una sentenza capitale, quindi tu dovevi avere un capo di imputazione per poterlo condannare. Falso, in questo caso, ma comunque dovevi averlo. Ecco, l'espressione che gli altri Vangeli non contengono: Gesù esce fuori, porta la corona di spine e Pilato disse loro: ecce homo. E qui San Giovanni lo inserisce, perché ecce homo rimanda al profeta Isaia, al quarto canto del servo di Giove, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Quindi Gesù, coronato di spine dopo la flagellazione, appare come la rappresentazione del servo di Giove. Il secondo canto secondo e il terzo canto del servo di Giove: ho presentato il dorso ai flagellatori, le guance a chi mi strappavano la barba. Ecco, incoronato di spine, ecco l'uomo dei dolori. Attenzione che da tutto questo si capisce che Pilato voleva liberare Gesù. Barabba, adesso l'ecce homo, quando gli dicono crocifiggono, dice: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui nessun motivo di condanna.
E gli risposero i giudei, attenzione, questo è un altro particolare che gli altri evangelisti non citano. Noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché ha fatto se stesso figlio di Dio. Quindi qui cantano, quindi non è soltanto qui, cioè, noi ti stiamo dicendo che questo lo devi condannare perché lei è del diritto dell'imperatore, ma per noi è ancora più grave, questo è fatto figlio di Dio. Attenzione, dinanzi a questa, quando dunque Pilato di questa parola ebbe ancora più paura, in greco è efobete, cioè fobeo è il verbo avere paura, da cui deriva fobia, cioè stava dando di matto, si è terrorizzato. Rientra nel Pilato, nel pretorio, anche qui particolare solo di San Giovanni, e dice a Gesù: ma di dove sei tu? E Gesù a questo punto non gli dà risposta. Quello è un pagano. La risposta gli era già data prima. Che cos'è la verità? Gesù non risponde. Di dove sei? Gesù non risponde. Ti ha già dato l'imbeccata. Ti ha dato già Gesù tutte quante, vedete Dio come fa anche con noi. Ti mette in condizione di fare la cosa giusta, di prendere la scelta giusta, dopo ti lascia libero. Né più ti dà né più né meno di quello che ti è necessario per fare le cose giuste. Poi spetta a te. Pilato doveva rilasciarlo via Gesù, doveva farlo. E poteva farlo in base agli elementi già raccolti, che erano la chiarissima attestazione dell'innocenza di Gesù. Allora qui Pilato si innervosisce, dice: che fa? Questo non mi parla. E gli dice: non mi parli? Ma non sai che ho potere di rilasciarti e potere di crocifiggerti? Dice: ma questo fosse un po' ebete questo qui, che forse non ha capito dinanzi a chi sta, cioè che io sono un magistrato di Roma e che ho il potere di metterlo in croce. Questo può essere che con le sue filosofie strane, chi lo sa che pensa, no? Gesù chiaramente gli risponde: tu non avresti nessun potere su di me, attenzione, se non ti fosse stato dato dall'alto. L'alto qui, l'alto è Domine Dio, che ha concesso il potere a Pilato. Cioè, ma voi capite che significa? Ma voi, cioè, lo capite che Gesù, che Gesù, se avesse voluto, lo fulminava seduto a stante? Il padre, se avesse voluto, lo fulminava seduto a stante. Io, quando molte persone si lamentano di tante situazioni che si vedono anche in giro, nella chiesa e anche fuori della chiesa, io a un certo punto gli dico sempre: dico, aspetta, dico, fa un bel respirone. Fai un bel respiro. Ma tu pensi che il nostro Signore, con un solo movimento della sua volontà, non potrebbe mettere fine a tutto? A tutto. Ammesso che tutto quello di cui ti lamenti è vero, per carità, te lo concedo, che parte almeno è vero. Ma tu ci credi che Dio è Dio? O no? Questo non vuol dire che noi dobbiamo fare i fatalisti, infischiarcene e non fare quello che è il nostro potere fare perché le cose migliorino. Questo dobbiamo farlo. Tu non avresti nessun potere su di me se non mi fosse stato dato dall'alto. Il diavolo sta facendo il pazzo adesso in giro. Non è mai stato così pazzo come adesso, ma qualcuno gli ha dato il potere di farlo. Per fini che noi non conosciamo, per disegni misteriosi. Quindi, in relazione a te, chi mi ha consegnato nelle tue mani? È una colpa più grande, però. Chi mi ha consegnato nelle tue mani? Ha una colpa più grande. Perché? Perché tu sei un pagano. Loro no. Loro sono ebrei. Loro avrebbero dovuto ben capire chi sono io e mi hanno consegnato a te, che non avresti nessun potere su di me se non ti fossi stato dall'alto. D'accordo? Ma loro hanno una colpa più grave. A questo punto, esplicitamente, e questo anche questo soltanto San Giovanni lo afferma esplicitamente, per questo Pilato cercava di rilasciarlo, ma i giudei urlarono dicendo: se non lo rilasci non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re contraddice a Cesare. Ecco qua il capo di imputazione.
Allora Pilato, udite queste parole, se siete nel tribunale, nel luogo detto di Tostro, dove in ebraico Gabbatà. E gli portano Gesù, ecco il vostro re. Quelli dunque urlarono via, via, crocifiggerono. E anche qui, solo il Vangelo di San Giovanni, crocifiggerò il vostro re. Non abbiamo altro re se non Cesare. Massima proprio follia che Cesare l'avrebbero fulminato seduta a stante, no? Allora dunque lo consegnò ad essi perché fosse crocifisso. La crocifissione è brevissima, la Via Crucis è brevissima. Presero con sé dunque Gesù ed egli, portando da se stesso la croce, uscì verso il luogo detto del cranio, che si dice in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno di qua e uno di là, e Gesù nel mezzo. Ora Pilato scrisse anche un cartiglio, lo pose sulla croce, c'era scritto Gesù il Nazareno, re dei giudei. Molti dei giudei lessero questo cartiglio perché il luogo dove venne crocifisso Gesù era vicino alla città ed era scritto, questo lo dice soltanto San Giovanni, bellissimo, in ebraico, in latino e in greco. Anche questo è un particolare non casuale. Perché ricordiamo sempre che la Chiesa ha parlato tre lingue, due pro tempore e una fino alla fine del mondo, anche se oggi è andata fuori moda. La prima lingua che ha parlato la Chiesa è l'ebraico, perché in ebraico ci ha parlato il fondatore e ci ha parlato la prima comunità giudaico-cristiana. Dopodiché la Chiesa ha parlato in greco. Il concilio di Nicea e di Costantinopoli, i primi concili, sono stati fatti in greco. Basta andare a vedere su Denzinger. La Chiesa all'inizio ha parlato greco perché la prima grande espansione l'ha avuta in ambiente greco. E ha parlato in greco nonostante che già ci fosse il Papa a Roma, eh? Quindi attenzione. La grande Chiesa orientale. Dopodiché ha cominciato a parlare in latino. E il latino non ha smesso di parlare più e non smette manco adesso. Noi cattolici siamo tuttora cultori del latino. E quelli che, anche se oggi si prega anche in lingua volgare, disprezzano il latino, il latino rimane la lingua sacra, è la lingua ufficiale della Chiesa. Il motivo dell'iscrizione della condanna è ebraico, greco e latino. Infatti, leggere i testi sacri, vi dico insomma, il massimo, per chi può, conoscere l'ebraico, il greco e il latino è il top, perché leggere l'Antico Testamento in ebraico è meraviglioso, assicuro. Il Nuovo Testamento in greco, e veramente anche l'Antico Testamento nella versione della 70 è stupendo. E poi poter leggere la Vulgata, che è stata la traduzione ufficiale per anni della Chiesa, che è meravigliosa, cioè io sono proprio innamorato della Vulgata. Ti dà una ricchezza e una profondità meravigliose. Le lingue volgari passano, queste tre lingue, guarda caso, tutte quante lingue, perché l'ebraico non era la lingua parlata, perché la lingua parlata era l'aramaico, ma la Bibbia stava scritta in ebraico, che era la lingua sacra anche nell'Antico Testamento. Il greco biblico è diverso dal greco parlato. Il latino è una lingua morta. Importantissimo queste cose. Perché qual è l'importanza? Che la rivelazione non muta, non cambia, la lingua morta. Non morta perché non sopravvive, perché è strutturata, è quella. Bene, dopo queste digressioni andiamo a vedere cosa succede dopo. Allora, sulla croce, che cosa succede sulla croce? Sulla croce succedono questi episodi. Primo, dicono che i soldati notano che si sfarstiscono le vesti, ma solo San Giovanni parla della tunica inconsutile. La tunica era senza cuciture, tessuta da cima a fondo, tutta ad un pezzo. E per questo motivo tirarono a sorte a chi dovesse toccare.
E questo adempì il fatto della scrittura, Salmo 22,19, che è il Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello che Gesù pronuncia sulla croce, ma non riportarlo dal Vangelo di San Giovanni. E i soldati fecero esattamente così. Poi, sulla croce, che cosa fa Gesù? L'unica cosa che dice qual è? Questo ce lo dice soltanto lui. Chi stava sotto la croce, cioè sua madre, la sorella di sua madre, ossia Maria di Cleopa. La sorella di sua madre, perché la chiamano sorella? Perché era cognata, era moglie del fratello di San Giuseppe, e Maria Maddalena. Gesù dunque vedendo la madre, chi altro c'era sotto la croce? Gesù dunque vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, dice alla madre: attenzione, donna, ecco tuo figlio. La seconda volta che Gesù chiama la Madonna, la seconda volta che la chiama donna, come alle nozze di Cana. E in questo donna, ecco tuo figlio, si allude all'altro figlio di cui nel Salmo 86 l'uno e l'altro è nato in essa, perché quel figlio che fu concepito e partorito senza dolore, che è Gesù, ha un altro figlio, che è Giovanni, che rappresenta tutta la Chiesa, i membri del suo corpo. A quelli non si partoriscono senza dolori, quelli si partoriscono con dolore. Quindi a me mi hai partorito nella gioia, questi li stai partorendo con me nel dolore. Dietro questa espressione c'è evidentemente un accenno alla corredenzione, nonché alla consacrazione a Maria. Donna, ecco tuo figlio, e poi c'è il movimento contrario, non la consacrazione oggettiva e soggettiva, si dice in teologia spirituale mariana. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo, attenzione, la traduzione letterale non è la prese con sé nella sua casa, ma la prese tra i propri beni, e tra parentesi più care, o matetes, ella ben o matetes auten eista idia, idia, tra le sue proprie cose più preziose, tra l'altro. Infine c'è la morte di Gesù. Gesù dice: ho sete, e lo dice per adempiere la scrittura, anche sizio, riportato da San Giovanni, non è riportato da nessun altro, e dice: consummatum est in latino. Tetelese, teteles, tetelestai in greco. È compiuto. La redenzione è compiuta, la volontà del Padre è compiuta. E china il capo e emette lo spirito. Anche qui, chinato il capo, pareto che in top neuma, interpretazione, cioè lo Spirito Santo comincia a fluire dalla morte di Gesù, perché la redenzione è compiuta e la grazia santificante torna ad abitare presso i mortali. Altro particolare di San Giovanni, questo è noto, così concludiamo il colpo di lancia. Solo San Giovanni ci ricorda il particolare del colpo di lancia. Quindi vengono i soldati, subito ne uscì sangue d'acqua. E qui San Giovanni dice: chi ha visto ha testimoniato, la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, e anche questo avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Salmo 34, 21 ed Esodo 12, 46, parlando dell'agnello pasquale. Perché dell'agnello pasquale non bisognava spezzare alcun osso? Ecco perché. Perché il vero agnello sarebbe morto senza che alcun osso gli fosse stato spezzato. E di nuovo un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Zaccaria 12,10. Trafitto. Tutte le aveva prese le sofferenze di Gesù, ma una trafittura ancora non c'era stata, il cuore non era stato aperto. I particolari della deposizione e della sepoltura sono più o meno comuni con gli altri evangelisti. Qualche indugio sul sepolcro, ma sono particolari che si trovano anche negli altri evangelisti. Notano gli evangelisti che fanno presto a seppellirlo, quindi di fretta, perché il sepolcro era vicino a causa della parasceve, dovevano sbrigarsi perché, come sapete, era la vigilia del sabato di Pasqua, e dalle 17 del pomeriggio
per gli ebrei comincia la peste, non potevano fare più niente, quindi seppelliscono Gesù e fate il furia. Bene, ci siamo stati più o meno nei limiti di un'ora. Bella, no? Nel tempo del Natale siamo stati allietati, ecco, dal vedere dove porta il Natale. Ecco, nel prossimo incontro, che sarà spero l'ultimo, concluderemo il Vangelo di San Giovanni con i racconti della risurrezione e con le ultime considerazioni conclusive. Evviva questo grande Gesù, re e divino sulla croce, che ci fa comprendere come lui ha sempre tutto sotto controllo. Viviamo questi tempi travagliati ricordando bene chi è Gesù, in particolare come ce l'ha presentato l'Evangelista San Giovanni. Una santa notte che seguita la diretta, Dio vi benedica e vi protegga a tutti coloro che ascolteranno anche in differita queste considerazioni, povere considerazioni che offro alla vostra attenzione. A presto, amici.